In Terra Santa si è celebrata la solennità dei Santi Pietro e Paolo. L'incontro di Pietro con Gesù è avvenuto sulle rive del lago di Tiberiade. Il Vangelo di San Giovanni è chiaro. Gesù ha guardato Pietro, uno sguardo che ha segnato l'inizio di una nuova vita, di una nuova storia. Ancora oggi è possibile visitare le rovine della città di Cafarnao, l'unico luogo al mondo che ha il privilegio di essere chiamato la città di Gesù. Lunghi anni di ricerche archeologiche hanno portato alla scoperta della casa di San Pietro, dove tante volte Gesù ebbe modo di stare e luogo dove egli si è manifestato. Dall'annuncio in Galilea fino alle ultime ore di Gesù a Gerusalemme, la vita dell'Apostolo è stata caratterizzata da intensi dialoghi e forti segni, come il momento della sua rinnegazione a Gesù, avvenuta proprio sul luogo dove oggi sorge la chiesa del Gallicanto. Ed è proprio qui che nel pomeriggio del 28 di giugno si sono recitati i Vespri, con le mura di Gerusalemme a fare da sfondo a questa preghiera. Religiosi e cristiani locali sono poi andati in processione verso i resti della strada romana, percorsa secondo la tradizione da Gesù. E dopo la meditazione sui fatti accaduti in questo luogo, la celebrazione si è conclusa con la benedizione dei mosaici che verranno poi riposti all'interno della chiesa. Cette église est très importante parce qu'elle nous rappelle. Questa chiesa è molto importante perché ci ricorda il luogo dove Gesù è stato condannato a morte, ma anche il luogo dove Pietro lo ha rinnegato. Questo è un posto che commuove, perché questo sguardo che Gesù rivolge a Pietro, che l'aveva appena rinnegato, è davvero uno sguardo di misericordia. Il messaggio di questa chiesa è il messaggio della misericordia del nostro Salvatore per ciascuno, ciascuna di noi. Pour chacun, chacune de nous. Nella parrocchia francescana di San Salvatore in Gerusalemme, invece, i preparativi per la celebrazione sono iniziati già il giorno prima della solenne festività, a sottolineare l'importanza data ai due apostoli e alla solennità stessa. La messa è stata presieduta dal patriarca latino Monsignor Fuad Tual, insieme al custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, alla presenza di innumerevoli sacerdoti. Per l'occasione è avvenuta l'ordinazione sacerdotale di fra Rodolfo Ramirez de la Torre e quelle diaconali di fra Eliezer, fra Gilberto, fra Luis Jesús, fra Marco e fra Rodrigo, a rappresentare così l'internazionalità della custodia di Terra Santa. Siamo molto contenti, i miei confratelli diaconi e io presbitero, di essere stati ordinati oggi qui a Gerusalemme, proprio nella festa di San Pietro e San Paolo, queste due colonne principali della nostra chiesa cattolica e che tutti e due hanno iniziato la sua missione in questa terra. Quindi per noi essere ordinati qui è una gioia molto speciale che ci permette dopo andare a tutti gli altri paesi, al nostro paese di origine, a portare questo che abbiamo ricevuto nella Terra Santa. Nella solennità degli Apostoli Pietro e Paolo, la liturgia ci invita a riflettere su queste due figure e a considerarli come esempio di fedeltà e testimonianza a Cristo. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede, ha scritto San Paolo a Timoteo. Mentre di San Pietro siamo invitati a ricordare lo sguardo più bello che Gesù gli rivolge, facendogli questa domanda: mi ami? Pasci le mie pecore.